Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Parliamo ancora della campagna elettorale stravagante che riguarda queste elezioni europee. Questa volta tocca a Forza Italia. Mi ha incuriosito il manifesto che circola, faccio vedere un paio di immagini, le ha utilizzate Tajani anche durante un congresso nazionale di Forza Italia, lo utilizza spesso. Di Berlusconi che alza la mano di Tajani, quasi dovesse ancora avere un'investitura dell'ex premier e dell'ex cavaliere, oggi purtroppo defunto. Le riflessioni su questo argomento sono diverse. Il primo, Berlusconi, è andato oltre la morte in politica, ossia oggi Berlusconi nei manifesti di Forza Italia sposta consenso, serve ad ottenere consenso, serve per Tajani per avere una legittimazione politica. Sono le prime domande che mi sono ovviamente balenate, ma quello che volevo anche significare è che probabilmente Berlusconi, come non so, gli scrittori di un tempo, è riuscito a sopravvivere alla morte grazie al suo ruolo politico. Lui che teneva tanto ad essere ricordato come imprenditore, in realtà vediamo che riesce a sopravvivere alla morte grazie alla politica e grazie a questi manifesti. La seconda è sull'utilizzo in realtà dell'immagine di un leader defunto. Insomma, se Forza Italia ha bisogno dell'immagine del suo ex leader, oggi non più in vita, vuol dire che ancora non si sente legittimata o che quantomeno la leadership di Forza Italia si sente debole. Probabilmente è così e probabilmente, a mio giudizio, non è un bel segnale politico. E l'ultima considerazione, l'utilizzo dell'immagine di un defunto in campagna elettorale è accettabile oppure no? Secondo voi, quindi, queste immagini sono giuste o sbagliate? E mi piacerebbe sapere se ve la sentite di dirlo, chi è vicino a Forza Italia, chi vota per loro o chi non vota per loro, di sapere esattamente quali sono le opinioni, cioè per l'elettore di Forza Italia, per intenderci. È giusto o è sbagliato? E per un elettore di Non Forza Italia, la sensazione che dà questo tipo di comunicazione è giusta o è sbagliata? Dite la vostra, che io, come al solito, ho detto la mia.